Come è stato deciso recentemente, il 25 di marzo sarà una giornata particolare, seppure in questo tempo sospeso, e a maggior ragione proprio in questo tempo sospeso, il 25 di marzo rappresenta il giorno di Dante, quello che viene chiamato il Dante D. E noi, per farci raccontare cosa succederà, o che cosa, meglio, che cosa noi dovremo far succedere il 25 di marzo, mercoledì 25 di marzo alle ore 18, noi siamo in collegamento con Alessandro Masi. Alessandro Masi, buonasera. Buonasera a lei e a tutti coloro che ci ascoltano. Buonasera. Grazie, grazie per essere insieme con noi qui nel Posto delle Parole per raccontarci di questo flash mob. Lei è il segretario generale della Dante. Anzitutto, prima di entrare nello specifico di questo flash mob, per chi non conoscesse la società Dante Alighieri, che cos'è? Dante Alighieri è la più antica istituzione italiana, 130 anni di storia, che è dedicata tutta alla promozione del sistema Italia nel mondo, dalla lingua, alla cultura, all'arte, alla letteratura, e opera attraverso 400 sedi, 400 comitati che sono affiliati alla Dante, di cui, pensate, 100 soltanto di questi sono situati in Argentina, dove c'è un'altra Italia, e poi ce ne sono altri 100 in Italia. Adesso stiamo aprendo anche nuove sedi, adesso aspettiamo un attimo, vediamo come si svilupperà questa brutta vicenda del Covid-19, ma stavamo aprendo appunto in Qatar, in Kuwait, in Oman, zone nuove dove lo sviluppo dell'immagine italiana sta portando cultura, industria, scienza e tecnologia. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che per altre informazioni, perché partiamo sempre ad un dato di curiosità e quindi è bello curiosare all'interno dei siti, e anche in questo ne stiamo parlando, ladante.it, la società Dante Alighieri, il mondo in italiano. Ecco, oggi come oggi, in Italia la Dante Alighieri che cosa realizza? In Italia abbiamo un fronte aperto sull'integrazione sociale, ossia i nostri comitati e le nostre scuole che sono operanti in territorio nazionale e da una parte offrono il servizio di formazione linguistica agli stranieri, che come sempre amano il nostro paese. Noi sappiamo che la lingua italiana è la quarta lingua più studiata nel mondo come lingua di cultura, ma poi c'è adesso con l'arrivo del nuovo B1, ossia della certificazione di livello B1, che serve per la cittadinanza, quindi passaporti, integrazione sul lavoro. Ecco, tutto questo è un fronte molto aperto, molto importante, in ottemperanza alle leggi che poi sono state fatte proprio per il mondo del lavoro. La legge del 2010, la legge Maroni, appunto, dice che il lungo soggiorno deve essere acquisito anche con la conoscenza della lingua italiana. Pochi lo sanno, ma in realtà le leggi italiane prevedono la conoscenza obbligatoria della lingua italiana da parte degli stranieri lavoratori e soggiornanti in Italia. Quindi è una legge ben fatta, bisogna applicarla, e noi lo stiamo facendo con un grande impegno. Alessandro Masi, veniamo adesso a scoprire nello specifico che cosa dovremo far succedere, non che cosa succederà, cosa dovremo far succedere. Ed è un dovere, nel senso che è un dovere perché Dante appartiene a tutti, nessuno escluso. Quindi, per dichiarare il nostro amore, che cosa possiamo fare? Dobbiamo renderlo pubblico. Quando uno è innamorato bisogna che lo dichiari alla propria amata, e noi lo vogliamo dichiarare al nostro grande sommo poeta che è Dante Alighieri, perché il Dante D, che nasce anche dall'iniziativa della Dante Alighieri insieme all'Accademia della Crusca, insieme a grandi istituti italiani, una campagna avviata sul Corriere della Sera dal mio amico Paolo Di Stefano, ha finalmente visto legiferare in Italia la definizione anche dal punto di vista istituzionale di una giornata dedicata al sommo poeta. È stato un po' faticoso, ma ci siamo riusciti. Io penso che in questo momento, più che mai che in questo momento, noi dobbiamo stringerci intorno a un'idea di unità nazionale, che è un'unità linguistica innanzitutto, fatta da Dante, e poi sappiamo che è stata un'unità politica successivamente con l'Unità d'Italia, ma molto, molto più, 700 anni dopo. Quindi sul principio di questa unità nazionale noi chiediamo a tutti gli italiani un atto di coscienza, uscire alle ore 18 sul balcone, declamare pochi versi se vogliono, ma tanto tutti conoscono Paolo e Francesca, Amor che non l'amato, Amar perdona, l'hanno cantata i cantanti, i poeti l'hanno ripresa, gli scrittori
ne hanno sempre citate, saggisti, hanno scritto fiumi di parole su questo. Ecco, gli italiani, dedichiamo 5 minuti a questa riflessione poetica, perché è quello che ci caratterizza, e in più c'è un'idea ancora più grande che verrà dopo, che vorremmo sviluppare. Ma per ora, mercoledì 25 marzo, Dante D, alle 18 in Italia, ma noi la facciamo anche mondiale, quindi le ore 18 italiane, se ne togliamo 4 andiamo in Argentina, sono intorno alle 14 di pomeriggio, in Russia sono le ore 20, si sta andando a cena, e così via via nelle altre zone. Abbiamo contemplato che 18 poteva essere un orario che, tranne l'estremo, proprio l'estremo oriente, poteva prendere l'Africa, l'Europa, le due Americhe e parte dei Balcani con la stessa Russia. Ecco, mercoledì 25 marzo, Dante D, alle ore 18, si reclami pure Dante, il quinto canto dell'inferno. L'hashtag è Dante D, oppure sto a casa, hashtag sto a casa con Dante. E adesso veniamo al testo da declamare, recitare, leggere o semplicemente dire. Qual è esattamente? Allora, io ho scelto il quinto canto. Dice, perché non hai scelto l'inno a Maria in un momento di vocazione religiosa, o perché, come ha scelto il professor Sabatini in un'altra ora, di partire col primo canto nel mezzo del cammino di nostra vita? No, io ho scelto il quinto canto perché è l'inno all'amore, è l'amore che sconfigge il male. Perché Paolo e Francesca stanno sì nell'inferno, ma il loro peccato è di altra natura, ma il loro amore ha vinto, sta vincendo la loro condizione. Noi dobbiamo sconfiggere questa idea del male che è raffigurato nel Covid-19, nel coronavirus, come si chiama in termini più scientifici, proprio attraverso un'esperienza di questo genere. E ricordate un'altra cosa importante: l'amore è sempre corrisposto, dice Dante. È impossibile che, se io dichiari un amore a una persona, questa persona non possa ricambiare, deve ricambiare. Ecco, allora questo amore che noi diamo al mondo, questo gesto di generosità attraverso le parole di Dante, ci aiuteranno sicuramente ad essere corrisposti in un sentimento di speranza e di ottimismo. E allora vogliamo ascoltarle queste parole, le due terzine che sono le protagoniste del flash mob dei mercoledì 25 marzo alle ore 18. Beh, voi avete il testo, ed è il testo famoso che voi tutti conoscete: amor che nulla amata mar perdona, presa mi dico lei per essi forte, e come vedi ancora non abbandona, amor condussi noi ad una morte. Ma insomma, io dico così che si può leggere questo passaggio, si può leggere qualsiasi pezzo della Divina Commedia, qualsiasi passo della Divina Commedia. Questo lo trovo particolarmente significativo per i motivi che ho detto. Ecco, sinceramente, questo è l'inizio però di un Dante che vuole far rinascere l'Italia. Noi nel 21 celebreremo i 700 anni della morte del poeta avvenuta a Ravenna nel 1321, e con Dante noi vogliamo far risorgere anche l'Italia. Con Dante vogliamo che l'Italia, con le sue eccellenze, con le sue capacità intellettuali, scientifiche, industriali, e di qualsiasi campo esse siano, e sono sempre state di primissima qualità, ecco, siano un motivo di orgoglio nazionale per dire che l'Italia c'è ancora una volta, che supererà la crisi e che vuole raccontare il proprio grado di capacità di interpretare la modernità attraverso Dante. Dante diventerà il testimone di Confindustria, dell'industria, della sua camera, degli albergatori, dei commercianti, degli industriali, dei letterati, degli scienziati, dei matematici, di tutti gli italiani che stanno operando per il bene del mondo. E in questo tempo sospeso che l'Italia sta vivendo, che sembra ogni giorno sprofondare sempre di più nelle notizie sempre più tristi, e questo cammino della nostra vita nel buio, nella selva oscura, ecco, in che modo le parole di Dante possono farci attraversare questo tempo sospeso, Alessandro Masi? A parte le parole di Paolo e Francesca, ma proprio lo spirito della Divina Commedia. Guardate, Dante dice pure di tornare a rivedere le stelle, cioè, a un certo punto questo viaggio è quel che desideriamo tutti, che Dante compie nell'inferno, sia nell'abisso dell'anima, ma nell'abisso del male, del peccato, di una condizione primitiva dell'uomo, come siamo in questo momento noi siamo entrati nel nostro inferno, ma come tutti gli inferni hanno una fine, si ritornerà a vedere le stelle.
credo che avremo la nostra luce finale, quella che Dante al 33° del Paradiso mette come inno a Maria, quando lui riesce finalmente a vedere non solo le stelle, ma vede anche il sole, ossia l'amore che tutto muove, il motore eterno del mondo. Quindi io sono sicuro che con Dante noi avremo un appiglio sicuro, un appiglio formidabile per le nostre speranze, perché in questo momento così buio della nostra nazione e del mondo bisogna vivere anche di speranza, di prospettive, di luce che ci sarà, perché ci sarà. Alessandro Masi, c'è un verso o dei versi che le risuonano nella mente della Divina Commedia e che le fanno anche compagnia? Ma guardi, io ovviamente come tutti sono molto affezionato al 26° canto, quello di Ulisse, l'Inferno, quando chiama a raccolta i suoi uomini e li incita al coraggio, dice: fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Quindi veramente noi non siamo fatti per vivere come degli animali, noi attraverso la cultura dobbiamo assolutamente raccogliere le nostre energie, come ci dice Ulisse, e spingerci verso questo viaggio della conoscenza. Quindi ce la faremo, e ancora una volta Dante ci dà tutte le chiavi possibili e immaginabili per parlare attraverso quelle che sono le nostre parole, le nostre intenzioni, e in fondo, torno a ripetere, anche le nostre speranze, la nostra luce di speranza che non morirà mai. Lo spirito e la missione dell'uomo, già lo diceva un certo Aristotele, proprio quello della conoscenza, perché l'uomo senza conoscenza non ha dignità nel suo vivere. Lei, Alessandro Masi, invece, come si è avvicinato, come ha scoperto la Divina Commedia? Andiamo indietro nel tempo. Beh, io ho una frase del grande scrittore albanese Ismael Kadare, il suo libricino che ha fatto tradurre per italiano, ha scritto in francese, il Cabaret è sempre un autore di Nobel, chissà se mai lo avrà. Lui ha scritto questo libro che si intitola Dante inevitabile, ed è, l'esperienza di Dante almeno per me è stata un'esperienza inevitabile, nel senso che per me Dante è stato uno strano destino averlo incontrato comunque nella mia vita, in tutti gli angoli della mia vita, sin da piccolo e poi fino a trovarmi dentro la più grande istituzione che a lui è dedicata. Strano? Non so, certo è un passaggio molto particolare del percorso personale, voglio dire, biografico, però per me Dante è l'essenza stessa del mio esistere, è l'essenza stessa del mio operare, è la coscienza del mio operare, quindi Dante per me davvero è costituzionale. Prima di salutarci, Alessandro Masi, invece qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Beh, in questi giorni sulla mia pagina Facebook sto proponendo tanti libri. È una piccola rubrica divertente per me, ma anche per migliaia di seguaci che vedo che frequentano la mia pagina Facebook. Sono tanti libri che sono nel cuore e nel comodino, sul comodino e nella libreria, però uno di questi mi sta tornando, è la terza volta che lo rileggo, è l'Alessio di Borges, è un libro molto complicato, un libro misterico, labirintico, se vogliamo, ma Borges ci dice una cosa molto importante, che è la base della conoscenza del mondo, l'Alessio è l'elemento che comprende tutta la conoscenza. Ecco, è un libro che mi affascina molto e lo propongo anche, leggete Borges, che da questo punto di vista può essere utile a chiarire alcuni pensieri. Sì, anche perché la geografia mentale che disegna, o meglio ridisegna Borges con la Lef è veramente una cosa straordinaria ed è sicuramente da conoscere. Intanto grazie davvero Alessandro Masi per il tempo che ci ha dedicato. Ricordiamo ai nostri ascoltatori la dante.it, il sito di riferimento, e poi mercoledì 25 di marzo, fra poco, alle ore 18, mercoledì 25 marzo, il flash mob con la lettura "Aprite le finestre sul balcone e leggete, declamate, superiamo ogni timidezza". E lei lo farà dove esattamente, Alessandro Masi? A casa, dove vuole che lo faccia, come tutti gli italiani. Certamente, è una domanda stupida, mi sono reso conto, veramente a volte si fanno delle domande che si potevano fare fino a un po' di tempo fa, in effetti è vero, siamo tutti a casa. Non è così, invece mi dà modo di lanciare l'ennesimo appello che lanciano tutti, però state a casa, in questo momento oggi il picco è altissimo, i morti stiamo contando a centinaia purtroppo,
rimanere a casa significa farci del bene e far del bene a chi vogliamo bene. Ed è una forma di straordinario rispetto. Grazie, grazie davvero. Buona serata, Alessandro Masi. Grazie a lei. Grazie.